Hanno cambiato questa segnaletica orizzontale, che cosa ne pensate? È meglio così oppure era meglio lasciare le cose come stavano? Era meglio che lasciavano le cose come stanno, perché a noi commercianti ci ha molto danneggiato, ma danneggiato non a livello di tutti noi commercianti. E speriamo che in qualche giorno si cambia come era prima. C'era un ricambio di gente che permetteva a tutti i commercianti, ristoratori, bagnini e quelli della piscina, specialmente i bambini, che avevano un posto da parcheggio, un quarto d'ora, 20 minuti, così non abbiamo più niente. E stamattina abbiamo visto la confusione dei camionisti porini, che non hanno il posto di scaricare e caricare nei nostri negozi. Stamattina alle 7:30 che passeggiano i vigili per poi dar la caccia alle multe. Ecco, ma questo è un problema che riguarda anche le persone diversamente abili? Sì, purtroppo noi ci riguarda direttamente perché abbiamo disabili in famiglia, ma non è tanto quello. Il fatto è che abbiamo assistito ad una scena ieri veramente assurda, perché avevano tolto i parcheggi persino per i disabili e delle persone che andavano negli stabilimenti di fronte a noi hanno fatto delle scene, poveretti, non sapevano, hanno abbandonato il disabile sulla passeggiata, portato via l'automobile con dei disagi veramente assurdi. Guardi, ne sta arrivando proprio uno con un disagio veramente, veramente notevole. Avete avuto difficoltà anche voi? Ma io, guardi, c'avevo il posto invalido qua davanti, c'ho mia madre che è invalida, c'era un posto invalido, è stato eliminato. E ora come pensate di risolvere in qualche modo la situazione? Per voi è un grosso disagio. Ma non, allora, qui non è questione di risolvere la situazione, questa è educazione. Questa macchina è in contravvenzione, lì occupa il marciapiede, è parcheggiato sul marciapiede, quindi deve essere spostata. Chiamo la polizia municipale, se viene. Voi avete riscontrato disagi invece? Sì, noi abbiamo riscontrato disagi perché tanto alla fine con il fatto che le macchine parcheggiano ugualmente e si mettono in mezzo al marciapiede e i bambini devono attraversare per andare dall'altra parte, in mezzo alla strada, insomma. Avete ricevuto delle lamentele anche da parte dei clienti? Dei turisti soprattutto, dei turisti che dicono che questi parcheggi sono scemi, insomma non hanno nessun senso, non hanno nessun luogo, cioè non è il luogo adatto per metterli, insomma. Non va bene quel che hanno fatto, basta, il discorso è poco. Io lavoro qui e danneggia anche noi tutti. Quindi, se la signora chiude, noi ci gaspass.